Ciao a tutti, oggi vi voglio fare il video di questo nuovo kit della Weir Memory Keepers ed è quello per scrivere sul legno. Qui lo trovate, vi faccio vedere la pagina di Creativamente Plotter dove trovate il prodotto. Qui vi dà delle info, qui vi dice quello che contiene la scatola. Mi raccomando, qui dice di usare la pistola a caldo per poi far risaltare la scritta, perché sapete che quando andrete a scrivere è trasparente. Una volta riscaldato la superficie dove abbiamo scritto, questo si evidenzierà come se fosse fatto a caldo. In pratica qui vi fa vedere un esempio. Vi dicono, qui vi dà qualche consiglio e qui trovate il video originale per la Cameo. Io oggi farò un video veloce e vi dimostro quello che viene fuori con quello che faccio io. Bene, detto questo, andiamo nel software. Quindi apro il mio software. Vedete, io ho il tappetino della Cameo 4, questa. Se voi vi ricordate, nel nostro tappetino che era in dotazione ha tutti i quadretti, quindi dobbiamo andare a attivare le griglie. Da questa impostazione qua facciamo mostra griglia e vedete che vi trovate la griglia che, come nel tappetino che abbiamo. Questo serve per posizionare l'oggetto e vedere dove si va a scrivere in modo da scrivere centrato. In questo caso io faccio la scritta in un cerchio e poi vi faccio vedere come posizionarla. Intanto andiamo a fare, io vi dico subito, prendo un simbolo da un carattere e vi faccio vedere. Poi voi fate quello che vi credete più, quello che vi piace di più. Potete prendere anche voi un carattere con dei simboli oppure potete farvi il disegno. Io per velocizzare prendo il carattere, scrivo S per esempio, perché io se vado da questa icona qua e mi vado a cercare il mio font col carattere, in questo caso è questo. Ora scusate, bene, ecco, vedete il cuore. Ora lo posiziono, adesso vi faccio vedere anche, diciamo, più grande l'area di lavoro per farvi vedere bene. Ok, se vi ricordate, abbiamo detto che dobbiamo posizionarlo dal 2 al 2 in questo quadrato qua. Noi faremo un quadretto in più qua e un quadretto in più là per stare più sul sicuro. E dalle maniglie allargo il disegno, vedete? Lo posiziono, facciamo con un pochettino più largo, lo posizioniamo, ok. Ora, scusate, riselezioniamo, andiamo a dare il riempimento. Uno qualsiasi va bene, mettiamo spaziatura a 0,10. Ecco qua il nostro disegno. Ora andiamo a fare la scritta sul nostro pezzetto di legno, ma prima andiamo su invia e qui dobbiamo mettere qualsiasi materiale, va bene. L'importante è che facciamo in attività, mettiamo schizzo, poi una volta che è selezionato, facciamo schizzo.
Ecco qua il nostro disegno pronto per essere appunto scritto sul legno. Ok, questo è il kit che vi dicevo. Ora andremo a vedere quello che contiene la scatola, ma già nel sito vi dà le descrizioni. Questo è il librettino per le istruzioni. Qui abbiamo i legnetti. Io vi dicevo, andrò a fare in questa tag qui, che lo farò come segnalibro. Poi qui abbiamo le nostre penne, queste sono quelle che scrivono. Quando andate a scrivere sarà trasparente, poi con l'heat gun andremo a evidenziare. Dopo vi faccio vedere la mia pistola a caldo. Qui vedete abbiamo punta fine, qui c'è scritto, e punta in grassetto. Quindi vuol dire che una scrive fine e una più grosso. Qui abbiamo no i nostri soliti portapenne. Siccome io non ho il penholder della Cameo 4, queste le lascerò da parte perché andrò a usare questo. Come vedete, se vi ricordate nell'altro video, io ho messo il penholder della Cameo 3, l'ho messo in questa base. Poi andrò a mettere, facciamo quella con la punta grossa, andrò a inserire la penna in questo modo e l'andrò a mettere nel suo slot e vi farò vedere cosa intendevo quando dicevo posizionare il nostro materiale. Come vedete, questo ha tutti i quadrettini, come abbiamo messo nel software che abbiamo attivato la griglia. Io ora prendo il mio cerchio e lo vado a posizionare in questo modo qua, ricordandomi sempre comunque di stare dentro alla linea. Io poi lo fermo con un po' di nastro carta in modo che così sono sicura che non si muove e andremo a posizionare nel nostro software. La scritta, se vedete, dobbiamo stare. Scusate, ho messo dalla parte sbagliata, così qua ci sono i numeri. Cioè, potete fare qualsiasi parte, però per farvi vedere. Ok, vedete? Io lo andrò a posizionare dal 2, facciamo 2 e un quadretto e 2 e un quadretto sotto. In modo che quando vado a scrivere devo scrivere qui in mezzo, quindi mi so regolare tenendo conto appunto della griglia. Come ho detto, io andrò a fissare un po' con il nastro carta in modo che non si muova, però vi garantisco che se il tappetino è nuovo è ben saldo anche così. Vi faccio vedere l'heat gun. Questa è la pistola che userò per evidenziare poi la scritta, ma potete usare anche quelle pistole a caldo professionali. Ora andiamo nel software, vi faccio vedere come posizionare e poi andremo a scrivere. Bene, ora andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere come scrive. Vi ricordo che è trasparente inizialmente. Ora vedete, ho messo un po' di carta scotch carta e vedete ho messo nel 2 e nel 2 sotto, non so se si vede. Ora andiamo a scrivere, mettiamo la nostra penna in questo modo e blocchiamo.
scusate, e blocchiamo. Ora metto ok e do invia. Ok, abbiamo finito, vedete? Ora andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere quando si riscalda quello che viene fuori. Ecco qua, vedete? Non so se si riesce a capire, sono i due cuori. Bene, io spero di essere stata chiara con questo video. Come ho sempre detto, i prodotti della Will Memory Keeper sono fantastici, io li amo. E se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale e ciao al prossimo video.